Tutto è pronto, il direttore di gara, il signor Catona di Reggio Calabria, consulta il suo cronometro e dice che si può incominciare, inizia in questo momento il match. La rincorsa da parte di Tassi, il tiro tagliato, Tassi, 1-0 Inter, può anche tirare in porta ed effettivamente può anche tirare in porta, centro numero 6 in questo campionato. Attenzione a Federico che ci prova a mettere un po' di fisico, il pallone gli schizza via due volte, poi c'è Puskas in area, Puskas, la parata non è finita, ancora Puskas per Bonazzoli, Bonazzoli, sempre lui, 2-0 Inter, quinto gol in campionato per Federico Bonazzoli. E poi sulla corsa Longo che manca l'aggancio al volo, riesce comunque a portarsi la palla sul destro, può fare un avversario, entra in area, Longo, attenzione, Longo la mette dentro, un rimpallo, poi la palla che resta viva, il 3-0. E stavolta è Puskas che segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Ancora qualche secondo in questa prima frazione, attenzione a Bonazzoli che ruba palla, entra in area, Bonazzoli dentro per Puskas, 4-0, Puskas è partita definitivamente chiusa, tutto in un tempo, tutto perfetto. Inizia in questo momento la ripresa. Gaiola, apertura sulla destra, il pallone calciato dentro Bigotto, un super gol di Bigotto in rovesciata 5-0, primo gol stagionale per Bigotto che va a prendere un pallone impossibile e lo gira nel 7, gli applausi del pubblico 5-0. Da qui ancora Camara che apre in due la difesa avversaria, la palla per Puskas e sono 6 con la tripletta di Gheorghe Puskas che si porta a casa il pallone, 26esimo, 6-0. Terra bella, splendente e convincente, l'arbitro dice che basta così. Finisce qui, finisce con il 6-0. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...